Nella vita non siamo soli, apparteniamo a un popolo come le stelle che adornano il cielo e i granelli di sabbia bagnati dall'oceano. Nella messa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco ha chiesto di prendersi un po' di tempo per pensare alle proprie radici, per riflettere sulla storia della Chiesa, per prendere come esempio Abramo, non un pazzo ma un sognatore, un uomo capace di credere. Abramo ha avuto fede nella promessa di Dio, andando avanti sempre con obbedienza e fiducia. Vi invito a prendere oggi 5 minuti, 10 minuti, seduti, senza radio, senza TV, seduti, e pensare alla propria storia. Le benedizioni e i guai, tutti. Le grazie e i peccati, tutto. E guardare lì la fedeltà di quel Dio che è rimasto fedele alla sua alleanza, è rimasto fedele alla promessa che aveva fatto a Abramo, è rimasto fedele alla salvezza che aveva promesso nel suo figlio Gesù. E sono sicuro che in mezzo a cose forse brutte, perché tutti ne abbiamo tante cose brutte nella vita, se oggi facciamo questo, scopriremo la bellezza dell'amore di Dio, la bellezza della sua misericordia, la bellezza della speranza. E sono sicuro che tutti noi saremo pieni di gioia.